una storia nata nel 1892 in cui al presente si unisce un passato fatto di grotte scavate nel tufo di una collina. È l'azienda vinicola Coppo di Canelli, in provincia di Asti. L'Associazione Italiana Sommelier della Lombardia ha organizzato una visita tra le botti immerse nella penombra. Canelli è la capitale dello spumante e del moscato, ma questo non ha impedito alle aziende come Coppo di produrre anche i vini rossi tipici delle Langhe del Monferrato. Canelli nasce come azienda spumantiera, perché qui nasce il metodo classico, ma poi vengono anche valorizzati tutto quello che è l'altra parte del territorio, quindi oltre al moscato vuol dire Barbera, vuol dire Dolcetti, magari anche i nebbioli della vicina Alba. Si cerca di dare un valore fondamentale a tutte le risorse e alle potenzialità del territorio. Canelli è ricca per vitigni, per territorio, per possibilità di dare prodotti validi e grandi anche in diverse tipologie. I visitatori hanno potuto degustare uno Chardonnay Coste Bianche, in parte affinato in barrique e in parte in acciaio. Musica classica, ampie volte e luci che cambiano colore. Così si è presentata la cantina dove invecchia la grappa delle distillerie Berta a Monbaruzzo, in provincia di Asti. I laboratori di distillazione e il museo storico, presenti sul territorio del Monferrato dal 1947, sono stati visitati da alcuni soci dell'Associazione Italiana Sommelier della Lombardia per una gita fuori porta in Piemonte. Ci permette di capire la percentuale di alcol presente all'interno del distillato. Si chiama alcolometro. La prima parte del distillato verrà espulsa perché è troppo ricca di alcol metilico. L'alcol metilico evapora prima dell'alcol etilico. Quindi fino a circa 82-73 gradi viene eliminato tutta la parte di metilico. Successivamente si prende il cuore, che è la parte centrale, quella più ricca di profumi, fino ad arrivare a 90-92 gradi. Arrivati a 90-92 gradi andiamo a distillare ormai una vinaccia che ha già dato tutto quello che poteva dare a livello di profumi, quindi andiamo a distillare quelle parti verdi come i vinaccioli o se eventualmente sono rimasti dei raspi dell'uva, e questo va espulso perché lascia degli odori molto forti e pungenti al distillato stesso. I visitatori hanno potuto anche degustare alcune grappe invecchiate in barrique accompagnate dai dolcetti di Monbaruzzo. Le distillerie Berta si stanno ampliando, ma restano sempre collegate alla tradizione delle colline che ispirarono lo scrittore Cesare Pavese.